Ora è qui con noi in studio Roberto Saviano. Il commento della settimana, l'editoriale. Ciao Fabio. Roberto, buonasera Roberto, a te. Ciao, ciao Filippo. Eccoci qua. Allora, qualche giorno fa è morto nel carcere di Parma il boss di Camorra Raffaele Cutolo. Aveva 79 anni, di cui oltre 55 trascorsi in carcere. 55 anni trascorsi in carcere. Non volle mai pentirsi, perché l'ultimo capitale che gli era rimasto era la sua storia criminale, il suo passato di re mafioso che non ha voluto scambiare con qualche anno di libertà. Cutolo ha segnato la storia della Camorra perché ha fatto della pratica criminale un'ideologia politica. Fino agli anni 70 la Camorra era una moltitudine di famiglie malavitose che agivano indipendentemente l'una dall'altra, ognuna con pieni poteri nel proprio territorio, e i loro rapporti erano dettati di volta in volta solo dagli interessi economici, dagli affari. Questa galassia criminale, pulviscolare, rendeva la Campania terra di tutti. A Cosa Nostra ai marsigliesi bastava allearsi con qualche famiglia locale per mantenere il controllo sul Golfo Partenopeo, punto nevralgico del contrabbando di sigarette in quegli anni. Raffaele Cutolo, boss di Ottaviano, paese alle pendici del Vesuvio, capì che se l'organizzazione campana voleva smetterla di essere servile ad altre mafie, avrebbe dovuto dotarsi di una struttura verticistica unitaria. Così nel 1970 fondò la NCO, Nuova Camorra Organizzata, ispirandosi ai codici, ai simboli e ai rituali di investitura della protocamorra napoletana ottocentesca. Cutolo dal carcere registrò un'audiocassetta su cui era incisa la formula del battesimo, cioè del giuramento che tutti i futuri affiliati avrebbero dovuto pronunciare per entrare a far parte della NCO. In questo modo forniva alla sua banda di estorsori, killer, narcotrafficanti, un mito fondativo che li faceva sentire nobili cavalieri di atavica stirpe. E Cutolo ci teneva a diffondere mediaticamente questa immagine. Sentite cosa risponde al giornalista Gio Marrazzo, che lo intervista durante un processo nell'81. Tutti la definiscono il boss dei boss. Lo dicono gli altri. Sono un uomo che è cambiato messo contro la società, ecco. Ecco, lei come si definirebbe allora? Ma sono uno che combatte contro le ingiustizie. Io e tutti gli amici miei. Un Robin Hood, diciamo. Diciamo. Si dice che lei in Campania disponga di 3.000 uomini che farebbero di tutto per lei. Ciò significa che ho seminato il bene. Ecco, voi avete studiato. Significa che ho seminato il bene, no? No, potrebbe aver seminato interessi, si dice, traffico delle sigarette, della droga. No, ne sono contro la droga, sono contro i sequestri. L'ho dimostrato con fatti. Contro le estorsioni? Ma l'estorsione, vedete, se... ma l'estorsione cosa intendete? Ma perché questi che vendono questi grandi industriali, dietro ogni reato c'è il crimine, non lo sapete, no? Dietro ogni fortuna c'è il crimine. Quindi come se la sono quella la vera Camorra. Quindi voi ritenete di fare giustizia sottraendo a chi ha accumulato ricchezza? Ai strozzini ce lo faccio. Cita Balzac, no? Dietro ogni grande fortuna c'è un crimine. Un Robin Hood che lotta contro le ingiustizie della società per far del bene ai più bisognosi. Ovviamente la sua era una grande menzogna. La Camorra cutoliana era, come tutte le organizzazioni criminali, una struttura che mirava a spremere profitto da qualsiasi cosa e a mettere il territorio sotto il proprio controllo. Cutolo aveva osservato come la politica gestiva il potere al sud, in modo clientelare, e aveva capito che per contrastare quel potere bisognava costruirne un altro, con regole diverse dalla legge dello Stato, ma capace di agire con più efficienza. I tribunali della Nuova Camorra dirimevano qualsiasi questione, dallo sfratto di un inquilino sino alla decisione di uccidere qualcuno perché accusato di pedofilia. Tutto avveniva sommariamente, ma con una velocità che i tribunali istituzionali non potevano dare. La NCO
costruì il consenso in questo modo, dando risposte dove le istituzioni erano completamente assenti. E anche la scelta dell'acronimo NCO serviva per essere mediaticamente vincenti, perché all'epoca in cui tutte le organizzazioni politico-militari avevano un acronimo, le BR, INAP, INAR, anche all'estero, RAF, ETA, IRA, l'acronimo era necessario. L'obiettivo di Cutolo non era cambiare il sistema economico-politico, voleva semplicemente prendersi la sua fetta, a tutti i costi. Anche se ha sempre cercato di coprire la violenza con la retorica dell'uomo di testa, di intelletto, perché in un mondo di analfabeti lui amava leggere, aveva un buon eloquio, e questo affascinava gli emarginati delle periferie, che vedevano in lui un vero capo, che finalmente forniva una possibilità di riscatto. E i detenuti in carcere cominciarono a chiamarlo «O professore». E invece il suo impero criminale fu violentissimo e fece strage di innocenti, come Pasquale Cappuccio e Mimmo Beneventano, consiglieri comunali di Ottaviano che furono uccisi perché si opposero apertamente alle infiltrazioni camorriste nel loro comune, che era il feudo di Cutolo, Ottaviano. Come Marcello Torre, per esempio, sindaco di Pagani, che voleva bloccare la camorra negli appalti, e fu ucciso per questo. O il vice direttore del carcere di Poggioreale, Giuseppe Salvia, fu condannato a morte perché al rientro in carcere dopo un'udienza, Cutolo si era rifiutato di sottoporsi alla perquisizione di rito. Di fronte agli agenti in difficoltà, il vice direttore Salvia intervenne e lo perquisì con le sue mani. Cutolo reagì all'affronto dandogli uno schiaffo davanti a tutti, ma non gli bastò. Qualche tempo dopo lo fece eliminare da un suo comando sulla tangenziale di Napoli. Salvia aveva osato far rispettare le leggi dello Stato nel luogo dove Cutolo aveva portato la sua legge, il carcere. Era il carcere il centro direzionale del potere di Cutolo. Lì aveva fondato la NCO, lì reclutava nuovi affiliati, lì regolava i conti con le altre organizzazioni. Lì incontrò quella parte di Stato che gli chiese di intervenire per far liberare Ciro Cirillo, l'assessore regionale campano, sequestrato dalle BR, che era custode dei segreti sulle tangenti della ricostruzione post-terremoto. Tra il 79 e l'83 la nuova camorra organizzata dovette affrontare la guerra contro la Nuova Famiglia, una federazione di potenti clan campani che unirono le forze per fermare le mire espansionistiche di Cutolo. Fu una delle faide più sanguinose della storia criminale, 818 morti, ammazzati fuori e dentro il carcere. E sentite Cutolo come li spiega questi morti a Gio Marrazzo. Ecco, negli ultimi tempi si è notato un certo contrasto tra i clan. Lei come lo definisce? Come se lo spiega? Ecco. Che clan? Si parla di contrapposizione tra lei e gli altri... No, i giornalisti dicono queste cose, scrivono, dicono. E i 200 morti in un anno e mezzo non è che sono scritti dai giornali? Terremoti. No, quelli morti ammazzati. Quelli morti ammazzati. Qualcuno c'ha l'abbonamento alle pompe funebri per fare i morti, no? La butta in battuta, l'abbonamento delle pompe funebri. Ogni volta che Cutolo rilasciava dichiarazioni, lasciava intendere che i camorristi non sono diversi da imprenditori, politici, giudici. Tutti, secondo lui, cercavano profitto e potere, solo che i camorristi, nati in miseria, erano più sfortunati perché dovevano sparare ed esporsi al fuoco nemico. È una retorica seduttiva, che faceva proseliti e che oggi viene ribadita da chi considera Cutolo un vero capo. Abbiamo solo un modo per smentirla, dimostrare in ogni momento che non siamo affatto la stessa cosa. E questa, l'unica antimafia dei fatti.